divenire imprenditori di se stessi mettendo a frutto delle proprie specifiche nel mondo del lavoro, dopo aver sofferto la perdita di un posto retribuito ed aver usufruito di ammortizzatori sociali. È l'obiettivo portato avanti dall'assessorato al lavoro della Regione Campania e presentato nel convegno Farsi Impresa, alla presenza degli esponenti di Sviluppo Campania e INPS. Ascoltiamo l'assessore al lavoro della Regione Campania, Sonia Palmeri. Diamo la possibilità a tutti coloro che sono ex percettori di ammortizzatori sociali attualmente senza reddito di aprire il loro cassetto dei sogni e diventare imprenditori. Lo facciamo, lo stiamo facendo già per le prime 130 persone che hanno aderito a questo progetto e che sono state accompagnate da Sviluppo Campania nella redazione del business plan, quindi oggi festeggeremo insieme a loro la nascita di ben 130 aziende da persone che hanno ricominciato finalmente la costruzione di un percorso personale e professionale. Intervenuta Giovanna Ferrara, presidente nazionale di un'impresa. Ha un duplice effetto, che è quello da un lato di incrementare la creazione di micro, piccole e medie aziende che di fatto hanno la volontà di fare, e dall'altra di ridurre il sostegno, l'assistenzialismo a soggetti che evidentemente hanno delle professionalità o dei valori da mettere in campo.